potrebbe sembrare che nel 2021 non ci sia bisogno di parlare di lavoro non dichiarato o di lavoro sommerso in Europa. In realtà è un fenomeno ancora molto molto presente ed è il fenomeno che viene indagato da questo rapporto di ricerca realizzato da SECOP con il finanziamento della Commissione Europea. Noi con questo rapporto mettiamo in evidenza un fenomeno che in qualche misura avevamo incrociato già lo scorso anno occupandoci di lavoro atipico, e in realtà ci sono due manifestazioni molto importanti del lavoro sommerso. Da un lato, quando il lavoro sommerso rappresenta un modo criminale di speculare sul costo del lavoro per non pagare tasse e contributi e quindi per aumentare i profitti, dall'altro abbiamo un lavoro sommerso non dichiarato che risponde a un lavoro che è molto frammentato. Nel primo caso le cooperative possono fare poco perché si tratta di azioni criminali. Nel secondo caso, quando siamo di fronte a un lavoro parcellizzato, a un lavoro che sostanzialmente non ha acquisito ancora un riconoscimento, le cooperative possono essere davvero fondamentali per far emergere quello che ancora non è considerato una professione o un lavoro, per farlo diventare davvero un lavoro a tutti gli effetti. Questo è stato molto evidente negli anni scorsi per il lavoro di cura, che è diventato una vera e propria professione in molti casi proprio grazie al lavoro delle cooperative e delle cooperative sociali. Per certi versi lo vediamo e lo potremo vedere con i lavoratori delle piattaforme. Di nuovo, la cooperativa può essere lo strumento per rendere più dignitoso, più efficace l'organizzazione del lavoro in forma collettiva. Lavorare insieme, lavorare uniti per sconfiggere un fenomeno deleterio che danneggia, intossica tutto il mercato del lavoro, colpisce le imprese sane, colpisce i lavoratori onesti e abbassa la qualità dei servizi. Accendere luci significa far emergere la consapevolezza sulla necessità di dare davvero un lavoro decente per tutti, coerentemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e coerentemente a quanto si propone il piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, con il progetto per dare un lavoro dignitoso a sempre più cittadini europei, facendoli anche affrancare dalla povertà.